Tour Salentino per il tandem Micciche-Poli a sostegno dei candidati di Grande Sud e Alleccia Gallipoli, dove il movimento ha un proprio candidato sindaco Giuseppe Perruccio, definito dai leader la scelta migliore per la comunità. Ma a tener banco in questa campagna elettorale il tema caldo del momento sia i finanziamenti ai partiti. L'ultimo scandalo interessa l'antagonista di Grande Sud, la Lega, ma Micciche precisa: noi siamo un movimento che non percepisce finanziamenti pubblici. Lei di finanziamenti che comunque oggi non abbiamo, per cui finanziamenti al Grande Sud, Fenestro le ha fatte Micciche e Adriana Poliportone, per cui non solo non abbiamo finanziamenti, ma ci stiamo spendendo totalmente. Ma sa quando uno alla cosa ci crede veramente? È disposto pure a vendersi le case. Secondo l'ex ministro, però, Grande Sud non è da accostare alla Lega per diversi motivi che distinguono i due movimenti. Per cui non abbiamo nessuna volontà separatista. Secondo, oggi noi abbiamo un bisogno assoluto di fare crescere il Sud. La Lega questo bisogno non l'aveva, per cui tante di queste cose che sono state fatte alla fine sono state fatte per bisogni più propri dei leghisti e di alcuni leghisti piuttosto che del popolo del Nord. Se sarà riformato il capitolo finanziamenti o se continuerà a non essere toccato, come dicono il trio Alfano, Bersani e Casini, lo dirà anche l'analisi del voto.